Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come promesso, oggi vedremo insieme il funzionamento dell'Adaptive Cruise Control su questa Volkswagen Golf 8 GT. Il funzionamento ovviamente è lo stesso per tutto il gruppo VAG, quindi che sia Audi o Seat o Skoda. Possono cambiare solo le funzioni aggiuntive, come ad esempio il Travel Assist, che includerò all'interno di questo video, ma su alcune versioni della Golf ovviamente è un optional. Tutti quanti conoscerete il normale cruise control, ormai sono decenni che va avanti, è il dispositivo elettronico che permette di mantenere costante la velocità sulla strada. L'Adaptive Cruise Control, che è entrato ormai già da diversi anni, è munito di un radar che riesce ad intercettare le macchine che camminano davanti a noi, quindi a rallentare e modulare la velocità in funzione della distanza che noi gli impostiamo come distanza di sicurezza. Questo dispositivo permetterà poi, una volta effettuato il sorpasso, di riprendere la velocità che avevamo impostato prima di trovare la macchina davanti. Quindi fondamentalmente dobbiamo solo, ad esempio in autostrada, impostare 130 km/h e girare il volante in funzione della corsia che vogliamo mantenere, quindi effettuare i sorpassi ovviamente a sinistra senza toccare mai l'acceleratore o il freno, ma solo gestendo lo sterzo e l'indicatore di direzione. I comandi per la gestione dell'Adaptive Cruise Control si trovano qui sulla razza sinistra del volante. Vi spiego un attimo a veicolo fermo il funzionamento di ogni tasto, in modo che quando saremo in movimento riuscirete meglio ad orientarvi su quello che sto facendo. Comunque non temete, perché rispiegherò il funzionamento di ognuno di questi tasti anche quando farò le manovre. Partiamo dall'attivazione del cruise control, che avviene mediante il tasto 01. Sarà acceso ma non attivo, in quanto dobbiamo dargli una velocità di riferimento. Quindi ad esempio siamo in autostrada, siamo a 125 km/h, premiamo il tasto set, il cruise control prenderà la velocità di 125 km/h come riferimento, quindi da quel momento la macchina camminerà da sola senza fare pressione sull'acceleratore. Se vogliamo aumentare o diminuire la velocità, la andiamo a fare tramite i tasti più e meno, oppure con l'acceleratore. Quindi accelerando possiamo aumentare la velocità come vogliamo, ripremere il tasto set ed impostarne una nuova, oppure se vogliamo rallentare, premere il freno, quindi disattivare il cruise control, arrivare alla velocità che vogliamo, ripremere set e ridargli la nuova velocità. Quando la velocità è già impostata, quindi torniamo a quando avevamo i 125 km/h, magari rallentiamo perché c'è una buca, c'è un ostacolo, qualcosa, quindi premiamo il freno. Se vogliamo ritornare a quella velocità, non servirà né riaccelerare né premere il tasto più, ma basterà agire sul tasto restore, quindi ci riporterà sulla velocità che abbiamo impostata. La velocità la troveremo poi dopo sul monitor, vi faccio vedere in movimento se non ce la ricordiamo. Passiamo a questo pulsante qui, questa macchinina con queste linee serve per gestire la distanza dal veicolo che ci precede. Qui entra in funzione l'Adaptive Cruise Control, quindi andremo, premendo questo pulsante, a regolare la distanza tramite la strada che vedete qui sotto, a cui vogliamo che la macchina rallenti quando il veicolo che ci precede occupa la nostra stessa corsia. Infine, questo pulsante qui sotto è il Travel Assist, ovvero la guida autonoma di questa macchina. Ma andiamo in autostrada. Per accendere il cruise control dobbiamo andare ad agire sul comando 01, quindi lo premiamo una volta, vedete lì sul quadro si è attivata la classica spia del cruise control, è grigia in quanto è disattivato. Per attivarlo basterà arrivare alla velocità che vogliamo, premere il tasto set. Vedete che adesso si è accesa una lineetta azzurra, siamo in velocità gestita dal cruise control, è comparsa una macchina. Quella lineetta azzurra era l'Adaptive Cruise Control, ovvero la distanza in cui vogliamo che la macchina rallenti. Vedete che adesso sta andando a 120 km/h perché ho una macchina davanti, quindi lui rallenta in funzione della velocità della macchina davanti. Che cosa dobbiamo fare se vogliamo superarla? Basta mettere la freccia, la macchina riaccelererà da sola e ci porterà alla velocità che abbiamo impostato.
Possiamo inoltre incrementare o scendere con la velocità tramite i tasti più e meno che troviamo qui sui comandi. Quindi premendo il più salirà di 1 km/h, portiamo ad esempio a 130 km/h, la macchina salirà da sola. Per togliere il cruise control possiamo o ripremere il tasto 1-0 oppure toccare il pedale del freno. Se accelerate invece, guardate, adesso accelero, quando voi rilasciate l'acceleratore, come lui ritorna a 130 km/h, si ristabilizza sulla velocità che abbiamo impostato, quindi non si toglie il cruise control. Vi faccio vedere l'altra funzione, che è il travel assist, ovvero la guida autonoma. Si attiva con questo comando qui. Guardate che adesso la macchina sta girando da sola, io non sto toccando il volante, siamo in curva. Ovviamente ragazzi, in Italia la guida autonoma non è consentita, tenete soprattutto sempre le mani sul volante, perché questo funziona con la segnaletica orizzontale. Adesso mi sta litigando di rimettere le mani sul volante, quindi riprendiamo il volante, trova la macchina davanti e sta rallentando. Torniamo al discorso della distanza dei veicoli, che è questo pulsante qui, dove è disegnata la macchinetta con le lineette. Premendo questo e i tasti più e meno, andiamo a dire se vogliamo stare più lontano, quindi mettiamo più linee, oppure se vogliamo che ci porti proprio al ridosso della macchina, ma calcolate che il ridosso è comunque lontanissimo, rimane sempre a distanza di sicurezza, e quindi le riduciamo al minimo. Io ce l'ho sempre al minimo, ed infatti adesso ha riaccelerato e si sta riportando alla distanza stabilita. Per farvi capire, questa è la distanza di sicurezza minima che la macchina vi permette di portare. Per superarla, come già abbiamo fatto, mettiamo la freccia, la macchina riaccelera già quando mettete la freccia, oppure potete accelerare e, come abbiamo visto prima, fate il sorpasso tenendo accelerato, quando lasciate vi riporterà alla velocità che avete impostato. Manca da vedere il pulsante restore. Adesso sono col cruise control disattivato, mi metto a superare la macchina che ho davanti senza accelerare, lascio l'acceleratore, premo il pulsante restore, la macchina reimposta la distanza che avevamo messo e mi porta alla velocità impostata da cruise control, quindi 130 km/h. Quindi possiamo inserirlo con l'1-0, vedete che lì è rimasta la velocità impostata, ma adesso sta rallentando. Per spegnerlo totalmente ripremiamo l'1-0, vedete che si è proprio tolto e ci dà il messaggio ACC disattivato. Spero di essermi spiegato al meglio, di avervi fatto capire il funzionamento di questo Adaptive Cruise Control. Per i neofiti basterà andare ad agire, a settare qualche impostazione e verrà tutto da solo. Vi chiederete, ma servono questi aiuti? Vi rispondo singolarmente. Quindi il cruise control, ovvero il mantenere la velocità costante senza dover interagire con l'acceleratore, è un grosso aiuto, e ringrazio chi l'ha inventato, perché quando si fanno lunghi tratti di strada è comodo non dover stare costantemente a modulare il pedale dell'acceleratore in funzione di salite o discese. Inoltre, per chi ha macchine di potenza importante, dove una pressione dell'acceleratore comporta anche il superamento eccessivo del limite di velocità, ci aiuta a rimanere entro i limiti stabiliti dalla legge. Per quanto riguarda l'Adaptive Cruise Control, sicuramente è una funzione molto importante a livello di sicurezza. Se ci dovessimo mai distrarre e non ci accorgiamo di una macchina che abbiamo davanti o che c'entra davanti all'improvviso, la macchina rallenterà da sola, quindi ben venga per la sicurezza. Purtroppo in Italia il funzionamento è fine a se stesso, non c'è il rispetto, soprattutto in autostrada, delle norme del codice della strada, dove dovremmo occupare la prima corsia libera a destra costantemente. La maggior parte degli automobilisti italiani occupa quella di sorpasso, quindi noi ci troviamo macchine che circolano in sorpasso a 90-100 km/h, non siamo in grado di passare. Se rimani a distanza di sicurezza, quindi quella che l'Adaptive Cruise Control tiene anche se la riduciamo al minimo,
non si sposteranno mai, neanche se gli lampeggiamo, neanche se gli tiriamo qualcosa da dietro. Quindi in Italia bisogna per forza arrivargli dietro, fargli capire che si deve spostare perché sta intracciando il traffico, non sta neanche rispettando le normative. Passiamo al Travel Assist. Questa è la prima macchina dove utilizzo il Travel Assist. L'ho utilizzato su un viaggio da Roma a Ravenna, sono rimasto piacevolmente sorpreso perché funziona benissimo, non è invasivo. Ovviamente, vi ripeto, in Italia non è consentita la guida autonoma, ma al di là di quello non è proprio un paese fatto per la guida autonoma. Per la guida autonoma quest'auto utilizza un mix di dati che gli vengono forniti dalla telecamera che abbiamo per il rilevamento dei segnali, comunque la telecamera frontale, e dai radar che monta sull'anteriore e quelli delle linee, quindi della segnaletica orizzontale. Calcolate che le aree di cantiere sono vastissime, anche in autostrada. La segnaletica orizzontale non è sempre presente, tantissima è completamente illeggibile. La segnaletica verticale spesso è assente o non conforme a quella che troviamo. Quindi anche l'auto riceve informazioni completamente sbagliate. Non fate assolutamente affidamento alla guida autonoma, quindi stateci sempre con la testa, tenete sempre le mani sul volante. Detto questo, laddove tutta la segnaletica è corretta, è un validissimo aiuto per qualsiasi cosa, per una distrazione, per un malore, per un evento accidentale in macchina, cade qualcosa, si blocca qualcosa. La macchina è in grado assolutamente di guidare da sola, di mantenere le distanze, di girare, di fare tutto quanto. Però non ne abusate, tenetelo solo come jolly. Come sempre vi ringrazio per avermi seguito. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere successivi contenuti. Ciao a tutti ragazzi!